che cambia siamo noi. La cooperativa nasce nel 2008, nasce nel territorio dell'Agroaversano, prevalentemente per la gestione dei budget di salute. Immaginammo di creare la cooperativa Aperon perché volevamo creare delle reali opportunità di lavoro per l'utenza, che è un'utenza svantaggiata che afferisce ai nostri servizi. Girando insomma sul sito, su internet, sul sito di Libera, io mi accorsi che c'era la possibilità di partecipare alla gara per l'affidamento di questo bene confiscato. Immaginavamo di poter cominciare questo percorso, perché era un percorso dove noi veramente riuscivamo a vedere la possibilità di creare opportunità di lavoro per i nostri ragazzi. Poi in una fase successiva, ma nell'arco di pochi mesi, è nata questa possibilità di poter avere questo materiale confiscato relativo a una serigrafia industriale e relativo anche a un panificio dove abbiamo preso una parte dei materiali e abbiamo creato un centro di cottura pasti. È stato il compimento del percorso che noi immaginavamo, perché oggi tre dei nostri soci, che si definiscono svantaggiati ma che per noi non lo sono, sono parte attiva della cooperativa, perché sono lavoratori della cooperativa. Il bene confiscato è stato il volano, no? L'elemento che ci ha dato quella spinta per poter immaginare un percorso diverso. Un ulteriore valore aggiunto è quello di aver creato in questa struttura un centro di accoglienza per 8 richiedenti asilo. No? I richiedenti asilo politico hanno un percorso ben delineato. No? Devi dare una serie di servizi. Questi servizi vanno dall'assistenza psicologica, all'assistenza infermieristica, e cercare insomma di creare degli strumenti di integrazione sul territorio. Noi stiamo cercando come cooperativa di fare un passo ulteriore, quello di riuscire a, insieme ai centri per l'impiego, di trovare degli imprenditori del territorio per poter creare dei percorsi lavorativi che però siano seri per i ragazzi. La salute mentale, abbiamo 7 ospiti e ci affacciamo molto a questa metodica dei budget di salute, che è una metodica di welfare ritenuta oggettivamente rivoluzionaria. Noi non abbiamo una struttura che è vinta con una gara d'appalto, non ci sono affidate un servizio, ma sono affidate delle singole persone. Ogni singola persona ha un budget economico personale e a ogni singola persona noi abbiamo un progetto terapeutico individuale. Questa rivoluzione è diventata talmente forte, talmente efficace, uno perché ha dei costi più bassi rispetto a quella che è la gestione di un servizio. Due, perché una serie di regole, noi siamo obbligati in 3 anni a chiudere il percorso e far sì che queste persone vengano inserite in percorsi di produzione e lavoro. Questo che comporta? Che la persona non è semplicemente un costo sociale, ma anzi diventa un produttore di fatturato, un produttore di contributo. Questo sistema è talmente forte che oggi è diventato legge della Regione Campania e di riferimento sulla legge nazionale. Addirittura i punti che vengono utilizzati qua vengono utilizzati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come punti di riferimento per la salute mentale. Io sono un aderente a Libera, sono un esperto nel ramo della grafica, tipografia, serigrafia. Il responsabile di Libera provinciale, Gianni Solino, diede il mio nome ad Emiliano. Bisognava andare a prelevare del materiale confiscato nella terra di un camorrista. Era una serigrafia a livello industriale. Io, essendo una persona che viene da un territorio particolare, che è Casal di Principe, ero felicissimo di andare a prelevare qualcosa in casa di un camorrista. E abbiamo incominciato a lavorare in questa serigrafia attrezzandolo. Ma la cosa più bella non è tanto il valore anche della serigrafia, e quando tu vai a stampare una maglietta e un ragazzo con problemi psichici ti stampa la maglietta, il suo volto, andò dalla psicologa dicendo: guarda, questa è la maglietta che ho stampato io. Allora là è una cosa bellissima. Se mi dici Italia che cambia, immagino un'Italia dove ognuno abbia la possibilità di trovare il suo spazio. E forse in questo momento storico mi sento anche di immaginare un'Europa diversa rispetto a quella che stiamo vedendo ultimamente. No? So come il mio paese è cambiato. Il mio paese fa parte dell'Italia, quindi dico
che Casal di Principe è l'Italia e so come è cambiato Casal di Principe e come sta cambiando l'Italia. La sensazione mi viene di pensare al fatto che non si possa più vivere nelle bugie, la vera crescita, il libero pensiero. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.